Passo. Fazemos um show. Massa, uau, uau. Attento, non passare là. Ale. Alessia. Ciao. 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 No, buongiorno. Ma no, credo che ci siamo. Per adesso il figlio della cotta. Oh no! Oh, cazzo è! L'avete fatto emozionare la figlia! Ricordati di me! Ricordati di me! Cadi la testina, Ale! Per forza! Se l'è preso e se lo tiene! Se l'è preso e se lo tiene! Se lo tiene! Che ci hai degenerati nell'acqua con la potenza del tuo dono del matrimonio, nuova via della rosa. Vediamo il battesimo. Ora Cristo vi benedica, la forza con il sacramento nuziale, perché veniate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Alessia e Francesco, siete venuti a contrarre il matrimonio senza alcuna protezione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e adorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione il venire di matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla Chiesa il vostro consenso. Io, Francesco, accolgo te, Alessia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Io, Alessia, accolgo te, Francesco, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione. L'uomo non si separa da ciò che Dio unisce. Il Signore benedica questi anelli che vi donate inspiegabilmente in segno di amore e di fedeltà per Cristo nostro Signore. Alessia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Francesco, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il compare dell'anello. Consacrare l'amore dei nostri fratelli Alessia e Francesco, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e protezione dei santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché Alessia e Francesco, attraverso l'unione santa del matrimonio, possono godere della salute del corpo e della salvezza eterna, preghiamo. Se viene dall'alto, preghiamo. Che lo Spirito Santo rinnovi in tutti gli sposi qui presenti la grazia del sacramento, preghiamo. Santi Gioacchino e Anna, santi Zaccaria e Elisabetta. Ma come c'è della sala? Poi.
Francesco! Grazie! Bravo! Così può! Arrivo, arrivo! No, io l'ho visto perché me l'ha candidato, è il signor che gioca qua nelle lezioni. No, ma a far vedere quando hanno, ma non... Non ce la fai? È vuoto. Scusi, eh. No, vai tranquillo, non ti preoccupare. Questo è tavoletto, oramai di fotografo. Viva gli sposi! A te que sei un amigo, a te que posso avere l'unico amore che dovrei, sono felice, a te che sei.